Felice Gianni nasce il 15 dicembre 1758 a San Sebastiano Curone. Oggi incantevole paese ai piedi dell'Appennino Ligure nella provincia di Alessandria, all'epoca, feudo imperiale Doria. Siamo nel periodo delle vie del sale e dei feudi che rispondono solo all'imperatore e ai suoi intermediari. Il marchese Botta Adorno ed il principe Andrea Doria Panfili sono i primi sostenitori del pittore e gli permettono di studiare prima a Pavia, poi a Bologna ed infine a Roma. A Roma, grazie agli insegnamenti di Domenico Corvi, Pompeo Batoni, Christoph Unterberger e Giovanni Antonio Antolini, Gianni impara a conoscere i temi e gli stilemi classici di cui si innamora, e frequenta i più importanti esponenti dell'arte e della cultura della sua epoca, trovando particolare affinità con il gruppo dei nordici, e con personalità legate allo studio romano di Angelica Kaufmann. Qui fonda l'Accademia dei Pensieri, vive una vita bohemienne sempre pronto a discutere d'arte e di politica, e forma il suo stile unico che affronta tematiche classiche ispirandosi al manierismo del 5 e 600, ed anticipando pulsioni già romantiche. Il suo richiamo all'antico è evocativo, emozionale, visionario. Gianni ha dato un imprinting particolarissimo al mondo neoclassico. Gianni è stato il capo di una compagine straordinaria, ma rivoluzionaria. Come diceva Longhi, gli esercizi di stile di Felice Gianni saranno utilizzati dalle accademie per i prossimi 200 anni, almeno. Lui è stato fortemente innovativo. Le sue opere sono conservate nei musei più famosi al mondo. Uno dei più affascinanti lavori a cavalletto, molto rari, è esposto vicino a San Sebastiano nel Museo Diocesano di Tortona. Il dipinto che vedete alle mie spalle viene da una piccola parrocchia della nostra diocesi che si trova a Pallavicino, una frazione di Cantalupo Ligure, in Alta Val Borbera. Raffigura la Madonna col Bambino tra San Bernardo e San Giovannino e fu commissionato a Felice Gianni nel 1785 dal marchese Luigi Botta d'Orno, perché Pallavicino era feudo imperiale della nobile famiglia genovese degli Adorno. Il marchese, sappiamo da un carteggio conservato nella Biblioteca Ambrisiana di Milano, dà precise indicazioni a Felice Gianni sul soggetto, sulle misure e sulla collocazione dell'opera. L'opera è stata riscoperta recentemente con il restauro del 2009 e nel 2010 è andata in mostra a Parigi per un'esposizione dedicata proprio a Felice Gianni, maestro del neoclassicismo italiano alla corte di Napoleone. I suoi capolavori a parete abbelliscono ancora oggi molti palazzi prestigiosi ed alcuni tra i più celebri edifici d'Italia ed Europa, come il Quirinale, dove lavora insieme ad Anger, Camuccini e Thorvaldsen per l'arrivo di Napoleone. Palazzo Altieri, Villa Borghese e Palazzo di Spagna a Roma. Palazzo Reale a Venezia. Palazzo d'Inverno a San Pietroburgo. Villa Aldini a Montmorency, Parigi, purtroppo, andata perduta. Il primo cantiere neoclassico a Roma è Palazzo Altieri. Gianni, Cades e Utenberger sono i tre artisti che ridisegnano completamente il piano nobile di Palazzo Altieri, palazzo di 1440 stanze, una cosa immensa, in chiave neoclassica. Gli stessi emissari di Caterina II di Russia visitano il cantiere neoclassico. Caterina di Russia decide di incaricare Gianni, Cades e Utenberger e di farsi fare in grandezza naturale le logge di Raffaello per l'Ermitage, è una oggi delle sale di San Pietroburgo. Con il passare degli anni, Felice Gianni diventa interprete intelligente dei gusti e delle aspirazioni della classe in ascesa legata alla politica francese, per la quale crea un nuovo modello di residenza d'élite, confortevole e funzionale, che decora con l'aiuto della sua bottega, realizzando ambienti raffinati con soggetti iconografici, sempre misurati alla destinazione d'uso, o dagli interessi ed inclinazioni dei committenti. Gianni procede con una concezione globale che guarda con la stessa attenzione allo spazio architettonico, come ai singoli elementi disegnati nel dettaglio. Il suo approccio innovativo non contempla bronzi, marmi e rasi di pregio, ma utilizza le sue tempere, gli stucchi e l'abilità artigiana dei collaboratori per sostenere le idee innovatrici provenienti dalla Francia, celebrando eleganza e cultura piuttosto che rango e ricchezza,
ed è per questo considerato prestigioso anticipatore della moderna figura dell'interior designer. Gianni è molto richiesto e perennemente in viaggio. A Faenza trova le condizioni ottimali per lavorare secondo il suo gusto e lascia un'impronta indelebile sul volto della città, contribuendo a renderla centro di riferimento dello stile neoclassico. Qui l'elite economica e culturale lo esalta, ed incontra una squadra di artisti, artigiani di prim'ordine, che sublima la rinomata tradizione locale di plasticatori, decoratori e ceramisti, e che lo seguirà poi nella frenetica realizzazione di capolavori senza tempo. Felice Gianni Faenza è un tema che è suggestivo e affascinante perché lega questo artista in effetti in maniera indelebile alla città. Sappiamo che Gianni sicuramente è a Roma dall'80 e nell'86, fino all'86, uno delle sue conoscenze bolognese, Serafino Barossi, lo chiama Faenza per i 100 Pacifici, la Galleria dei 100 Pacifici. Dopo quell'impresa molto limitata, le impalcature vengono trasferite qui nel Palazzo Conti. È un esordio, poi da questo momento in realtà insomma, ci sarà una gara nell'intelligenza culturale faentina per assicurarsi poi la presenza di Gianni negli anni successivi, a partire soprattutto dagli interventi in Palazzo Laderchi. I Laderchi sono una famiglia antichissima della città, presente fin dalla nascita del comune. All'arrivo dei francesi a Faenza, il Ludovico Laderchi, che è stato l'autore della nascita di questo palazzo nel quale sono le pitture del Gianni, aderì in quanto capo della massoneria ai principi di libertà portati dall'esercito francese. Lui portò anche a Faenza il Gianni in quanto con le sue pitture rappresentava la rottura con i canoni precedenti di pittura e quindi rientrava in quella volontà di rinnovamento che la società faentina attraverso la sua direzione espresse in quel momento. Poi sappiamo che gli ultimissimi anni del Settecento, i primi dell'Ottocento, è un periodo in cui è denso di attività faentine, a rotazione, insomma, vari ambienti, palazzi, dimore, non soltanto eclatanti ma anche di piccola dimensione, appartenenti un po' a quella nuova classe che stava definendo insomma, il ceto emergente dell'età napoleonica, vede la presenza di Gianni. E qui, ad esempio, in questo palazzo dove aveva esordito prima nel 87, ritorna proprio agli inizi del 1800 e qui dà la dimostrazione dove ormai si è totalmente affrancato dal linguaggio del Settecento bolognese, mostrando piuttosto invece una piena adesione ai modelli neoclassici, le tematiche, nell'ornato e quant'altro. Nella progettazione soprattutto degli ambienti, che qualifica in maniera assoluta tutte le operazioni di Gianni nei palazzi, nelle case, nelle dimore in genere neoclassiche. Una partecipazione che noi vediamo strettamente legata a quella che è la manovolanza, diciamo, quella della sua bottega per la parte ornatistica, ma anche probabilmente maestranze artigiane per quello che è la collaborazione e la realizzazione degli arredi, dei mobili, dei tanti dettagli, ecco, che noi troviamo e che costituiscono dei punti forza proprio di tutta la decorazione di Gianni. Quindi ormai, ecco, da questo momento, qui vediamo in Palazzo Conti e successivamente sarà una serie di interventi fino all'apogeo chiaramente di Milzetti. Palazzo Milzetti rappresenta probabilmente il massimo esempio delle capacità progettuali e realizzative di Felice Gianni. In collaborazione con gli architetti Giuseppe Pistocchi e Giovanni Antonio Antolini, con il quale aveva già partecipato al prestigioso progetto del Foro Bonaparte di Milano, mai realizzato, e la sua bottega composta dal fidatissimo braccio destro Gaetano Bertolani, Antonio 39 e di fratelli Ballanti Graziani, Gianni crea un luogo di grande fascino progettato ad hoc per Francesco Milzetti, che unisce alla magnificenza del piano nobile la funzionalità e l'eleganza del pian terreno, ed è ancora oggi uno scrigno di tesori straordinario, visitabile come Museo Nazionale dell'Età Neoclassica in Romagna. Ora qui siamo in Palazzo Gessi, in un lavoro di decorazione eseguito da Gianni già molto oltre rispetto alle altre decorazioni viste prima, quindi siamo nel 1813, immediatamente dopo il ritorno dalla Francia, dal lavoro di Montmorency. E infatti si vede che lo stile è decisamente cambiato, soprattutto quello che si impone rispetto ad esempio agli anni precedenti è una riduzione del campo decorativo, figurativo,
privilegiando quello ornamentale. Infatti vedete che la suggestione qui è data dal campo azzurro di fondo, dove volano gli eroti, figure alate nei pannelli alla sommità delle pareti, oppure l'incanto della stessa Diana al centro, ovviamente simbolicamente allusiva alla notte, dato che è una camera da letto. Ma poi ci sono tanti richiami anche alla famiglia dei committenti, pensando che nello stesso stemma dei conti gessi appare la luna, appaiono le stelle, che sono riferimenti tipici proprio qui richiamati nel decoro. Vi faccio vedere una cosa sola, che deve essere una vera e propria curiosità, è una camera da letto, quindi se guardate sopra di me, in alto, c'è la figura del sonno che sta con il dito accennando proprio al silenzio della notte, già dormire. Poi Gianni, ormai pressato da una serie di richieste, dovunque, Roma, Bologna, Forlì, eccetera, tornerà solo in maniera episodica fino agli ultimi anni qui a Faenza. L'archivio Pittor Gianni nasce nel 1995 per iniziativa del pittore conterraneo Piero Leddi, che prosegue l'opera del dottor Riccardo Gianni, con lo scopo di promuovere la figura dell'artista che amò la sua terra natia al punto di donarle una scuola, realizzata un tempo proprio nei locali di Piazza Roma a San Sebastiano, diventati nel 2016 sede dell'archivio. Beh, la storia di Felice Gianni e San Sebastiano Curone è una storia lunga per me. Io ho avuto la fortuna di essere stato amico e di frequentare il pittore Piero Leddi, che è stato un maestro straordinario. Soprattutto mi ha inculcato il tarlo di Felice Gianni. Ricordo negli anni Ottanta giravamo l'Italia settentrionale alle ricerche di disegni. Appena c'era, si sentiva l'odore di un disegno in commercio, andavamo a controllare e abbiamo scoperto alcune chicche importanti, alcuni gioielli. Poi ad un certo momento abbiamo deciso di fare qualche cosa in più, di costituire un gruppo di appassionati, di persone, di amici intorno al nome di Gianni, e abbiamo costituito l'archivio Pittor Gianni. In questa sede, davanti al notaio, abbiamo firmato l'atto che sanciva la costituzione di questo archivio. L'archivio si proponeva l'obiettivo di studiare, di valorizzare la figura di questo straordinario conterraneo. Poi è stata un'occasione particolarissima quella di incrociare Vittorio Sgarbi, che cercava di comperare una serie di disegni in una galleria romana. Io avevo telefonato il giorno dopo che lui aveva acquistato questo corpo di disegni, che poi abbiamo portato in mostra a Parigi, e quindi da qui è nato questo rapporto anche con Vittorio Sgarbi, ma ancora prima con Anna Ottani-Cavina, che è quella che ha dedicato un monumento alla figura di Gianni, due volumi straordinari sull'attività di questo grande artista. Quindi da queste prime conoscenze si è deciso di posare, di mettere un segno tangibile a San Sebastiano e di realizzare un tondo in bronzo che ha realizzato Piero Leddi insieme e con la collaborazione di Floriano Bodini, che Floriano Bodini è stato amico di Leddi per una vita, ma soprattutto uno dei grandi artisti, dei grandi scultori del Novecento. È stato posato nel 1997, il 21 di settembre, questa manifestazione importante, molto bella. C'è ancora il ricordo di Anna Ottani-Cavina, che era veramente entusiasta e commossa anche da questa accoglienza, e da lì è partito tutto il ragionamento dell'archivio. L'incessante attività di ricerca, raccolta, catalogazione e promozione e la preziosa concessione in comodato d'uso gratuito ricevuta nel 2020 di documenti ed opere originali del maestro permettono all'archivio Pittor Gianni di offrire oggi a studiosi, appassionati e curiosi un fondo documentale ed artistico di assoluto rilievo, e gli consentono di affiancarsi all'elenco dei grandi musei che conservano e promuovono l'opera del pittore, che viaggiò moltissimo, visse lungamente a Roma,
elesse Faenza come città d'adozione ma volle ricordare fino alla morte, avvenuta nel 1823, San Sebastiano Curone come sua indimenticata patria.